A Ginevra ha debuttato la berlina, mentre qui nel salone di casa a Parigi 2018 è il turno della Station Wagon. Sto parlando della nuova Peugeot 508 che qui alla kermesse francese ha una carrozzeria più adatta alle famiglie. E non si può che partire dal posteriore, la parte che stilisticamente cambia maggiormente rispetto alla 508 berlina, anche se rimangono alcuni punti di contatto nello stile, come ad esempio le luci LED che sono unite da questa striscia nera che corre lungo tutta la larghezza del portellone. Un portellone che naturalmente è ad azionamento elettrico e si apre per mostrare un piano di carico che offre 530 litri di capienza minima, sono circa 30 litri in meno rispetto alla generazione precedente, ma con un andamento perfettamente regolare, non ci sono strani bozzi o dislivelli, così si possono caricare i bagagli senza alcun tipo di problema e poi dopo invece andando ad abbattere gli schienali del sedile posteriore si ottengono più di 1700 litri di capacità. Poi appunto qua c'è il tastino per chiudere il portellone, adesso ve la faccio vedere di tre quarti posteriore per mostrarvi come la nuova Peugeot 508 Station Wagon non conceda nulla a linee da coupé per non sacrificare l'abitabilità e la capacità di carico, e anche il lunotto non è particolarmente inclinato. Siamo davanti a un'auto lunga 4,78 metri, quindi siamo a 3 centimetri in più rispetto alla berlina, e i punti di contatto con la berlina nello stile ci sono soprattutto all'anteriore, che è identico a quello della controparte a tre volumi, con le ormai caratteristiche luci LED a sviluppo verticale, e vedete il muso che è praticamente perpendicolare con il terreno. Adesso vi faccio vedere anche l'interno, che anche lui non cambia per nulla rispetto alla 508 berlina nella parte anteriore, con purtroppo qua è spenta ma c'è la strumentazione 100% digitale visualizzata su un monitor da 12,3 pollici, e qua al centro della plancia il monitor touch per il sistema di infotainment, con vedete qua ci sono i toggle switch, ovvero questi sorta di pulsanti che ricordano un pianoforte per richiamare le principali voci del menu. Poi dopo c'è il classico tunnel con in questo caso la leva del cambio automatico, le AT8 a 8 rapporti. Quindi siamo di fronte all'ultima evoluzione del iCockpit di Peugeot, questa filosofia che vuole la strumentazione rivolta molto in alto, così da non aver bisogno di head-up display e non dover distogliere troppo la vista dalla strada, e un volante invece posizionato in basso e tagliato sia sulla parte superiore sia sulla parte inferiore della corona. Adesso vi faccio vedere invece il divanetto posteriore, dove c'è veramente tanto spazio. Il sedile del guidatore è tirato molto indietro, c'era una persona particolarmente alta, sarà stata 1,90 m circa, comunque vedete come lo spazio per le gambe sia di circa una spanna. Adesso vado dall'altra parte perché lì invece il sedile era tarato per una persona alta circa 1,80 m, quindi meno male come me, vedete come lo spazio per le gambe sia veramente abbondante. La seduta è sufficientemente regolare, non ci sono strani bozzi, qua si accorcia leggermente, però comunque anche lo schienale è sufficientemente regolare, così da permettere anche da chi siede in mezzo di non soffrire durante i lunghi viaggi. E per quanto riguarda invece le motorizzazioni, i cambi e tutti quelli che sono i sistemi di assistenza alla guida, tra Peugeot 508 berlina e Station Wagon non cambia nulla, per cui ci sono ad esempio il cruise control adattivo con funzione stop and go se è presente il cambio automatico, l'avviso dell'angolo cieco, il mantenitore di corsia e anche il night vision, ovvero la possibilità di visualizzare sul monitor posto di fronte al guidatore delle immagini a infrarossi grazie a una speciale telecamera che così ci permette di vedere anche al buio la presenza di animali o persone. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, la Peugeot 508 Station Wagon avrà gli stessi motori diesel e benzina del gruppo PSA, che sono quelli che poi equipaggiano anche la versione berlina, e poi dopo vedete in questo caso questa qua sia la 508 Station Wagon Hybrid, ovvero la versione plug-in con un motore elettrico che le permette di percorrere circa una cinquantina di chilometri in modalità 100% elettrica, ma il suo arrivo
è previsto verso la fine del 2019. A inizio 2019 invece arriveranno le motorizzazioni Blue Classic con un listino prezzi che però è ancora da definire.